Ma siamo con Nevio Scala per stadiotardini.it. Anzitutto Nevio, un grosso grazie, perché io e molti ragazzi tifiamo Parma grazie a te, pur non essendo di Parma, di altre parti d'Italia. Grazie, perché diciamo così, sei stato l'autore della nostra conversione al Parma. Che cosa ricordi con particolare piacere, magari non so, un momento, una partita di quegli anni d'oro? Ma le tue parole mi fanno molto piacere, il fatto di essere riusciti a cambiare una fede rossonera in una fede giallo-azzurra è un qualche cosa che ci riempie di simpatia e di orgoglio. Quel Parma non si può ridurre ad una sola partita o ad un episodio. Certamente. Dobbiamo ricordare 7 anni meravigliosi, e quindi direi che sarebbe veramente molto limitativo ricordare solo un episodio. Poi oggi, nel calcio di oggi, vediamo che molte squadre si affidano a diverse persone: c'è il tecnico, c'è il tattico, c'è lo psicologo. Tu ci davi proprio l'impressione invece di unire nella tua persona queste tre doti, ma come facevi? Qual è il tuo segreto? Io credo che la nostra forza fosse proprio quella, che i giocatori identificavano nella mia persona un loro comandante. Io dialogavo molto con loro, cioè non andavo in cerca di tante storie o di tante cose che adesso cerchiamo di inventarci. No? Il calcio non è una scienza, è uno sport, è un'attività molto, molto semplice, che se è fatta con la semplicità con cui la facevamo noi, credo che si possa ancora ottenere qualche risultato. Quindi direi che la nostra forza era l'umiltà, era la semplicità, erano le cose che vivevamo giorno per giorno. Perfetto, ultimissima domanda: vedi nel calcio di oggi un possibile aspirante Parma di Scala? Anche in Serie B, anche in Lega Pro, qualche squadra che potrebbe ripetere magari? Guarda, così... non voglio peccare di presunzione, ma copiare quel Parma è impossibile, che sia molto difficile, se non quasi impossibile, quindi quei paragoni li lasciamo fare ad altri. Io vorrei solo ricordare che quel Parma è stata una cosa inimitabile e invidiabile. Grazie mille, anche a nome di Gabriele Maio, che è stato un po' la mente di questa iniziativa, anche di quelli che è il calcio qui all'Aquila Longhi, alla casa di Corradone. Grazie Nevio e complimenti per tutto. Grazie a voi, bocca al lupo e buona fortuna. Sì.